Dalla finale saltata del GF VIP 6 alla riflessione inaspettata sul conduttore ed ex ballerino, Bonolis si è raccontato a ruota libera. Non ha peli sulla lingua Paolo Bonolis ed è questa una delle tante caratteristiche a renderlo tra i volti più amati del piccolo schermo italiano. Il conduttore di Avanti, un altro tra i numerosi successi che impreziosiscono il suo curriculum, non si è risparmiato ai microfoni di Super Guida TV, a cui ha rilasciato un'intervista. Fra il possibile ritorno di Ciao Darwin ad ora non in programma e un futuro ritiro dalle scene, con tanto di passaggio del testimone, ecco cosa ha svelato il conduttore. Stabilmente al timone del game show di Canale 5, con il sempre presente Luca Laurenti e la squadra composta dal Salottino, Paolo Bonolis ha ragionato sui propri progetti futuri. Tra questi, molti sperano che il conduttore porti di nuovo sul piccolo schermo Ciao Darwin. Sebbene Sonia Bruganelli abbia di recente smentito un ritorno del noto show almeno nell'immediato futuro, Bonolis si è mostrato più possibilista. Credo che Ciao Darwin, prima o poi possa meritare ancora una ribalta, ha affermato. Più interessato a creare format, piuttosto che a cucirsi addosso programmi importati da altrove, Bonolis ha però messo le cose in chiaro: nessun reality vedrà mai il suo coinvolgimento. Non lo sento nelle mie corde, ha confessato. E di questo ne abbia avuto la conferma alcuni mesi fa, quando si era vociferato di una sua probabile ospitata alla finale del GF VIP 6, poi saltata. A proposito del suo forfè, il conduttore non ha dato una spiegazione effettiva, chiosando ironicamente: avevo da fare. Eppure, sebbene si dica estraneo alle logiche del reality, l'istrione romano sorprende, affermando che poi, se c'è un reality vero, quello è proprio Avanti un altro. Ciò che emerge, infatti, con il suo Salottino e con i concorrenti che di volta in volta capitano in studio, è molto più vero di quello che si può vedere da altre parti.